Koboldi, benvenuti o bentornati nella tana. In questo video iniziamo una nuova rubrichetta che ci porteremo avanti saltuariamente quando ci sarà bisogno di parlarne. Mi sono detto, ma sarebbe veramente molto figo riportare i vari Kickstarter che stanno andando in pubblicazione. Di ciò vuole parlare questa rubrica, ovvero dei progetti che sono stati o che sono su Kickstarter e che sono in via di pubblicazione. E come chiamare questa rubrica se non Coming Soon? Che sarebbe anche lo stesso nome che darei a una rubrica sul GDR erotico. Però non ci interessa per ora. Detto questo, partiamo. Partiamo dal grande progetto che molti di voi conosceranno, ce lo togliamo dalle braghe, almeno possiamo parlare anche degli altri. Apocalisse, dallo sforzo congiunto di Acheron Distribution e i Two Little Mice, autori di opere anche come Broken Compass o Household, e il precedente grande Kickstarter di successo che è stato Inferno. Inferno è un manuale che prende a piene mani dalla Divina Commedia e ti fa vivere la discesa nell'inferno in stile dantesco. Apocalisse è il sequel spirituale, nonché anche diretto perché si possono collegare, a detta degli autori, ma anziché andare a pescare da Dante, va a pescare dalla Bibbia stessa, dal libro della Rivelazione, noto anche come l'Apocalisse, appunto. La cosa che mi ha fatto molto ridere vedendo la presentazione della campagna Kickstarter è che hanno definito il genere, gli autori, come un Bible Punk. È un bellissimo momento per essere in vita il 2023. Ho finito di scrivere questo video a circa un giorno dalla fine della campagna Kickstarter e il progetto viene finanziato fino ad ora per 243.000 euro. Quello che sarà disponibile al giocatore quando arriveranno i PDF e i prodotti fisici saranno 12 nuove sottoclassi, 9 origini per i personaggi, 7 vizi e 7 virtù per caratterizzare ulteriormente il personaggio e un manuale che presenta una campagna in stile sandbox. E cos'altro dire sulla cosa? Si hanno tutte le ragionevoli possibilità di pensare che siano dei prodotti fisici, quelli che arriveranno, decisamente buoni. Uno, perché andiamo a fare il confronto con pubblicazioni passate create da questo connubio, Acheron e Two Little Mice. Quindi la qualità c'è, lo so. E secondo punto, si va a vedere anche gli altri lavori dei due, specialmente i Two Little Mice, come potrete vedere da Broken Compass e Household che ho qua di fianco a me, sono degli autori che stimo e che mi piace avere nella mia collezione, proprio perché la loro qualità è molto alta, quindi cosa aspettarsi se non altra qualità? Ma passiamo oltre. Secondo progetto Kickstarter di cui vi voglio parlare è La Notte Eterna, un setting nel quale nessuno vuole più pagare l'Enel. Infatti tutte le divinità minori si riuniscono, parte una guerra tra dei e a un certo punto la divinità del sole, Laon, dice ciao, letteralmente sparisce. E cosa succede? Oscurità totale. L'unica fonte di luce che è rimasta su questo mondo è la luna, che ora brilla di luce propria. La cosa veramente carina di questa ambientazione, tuttavia, è il mood, che personalmente ho anche leggermente sottovalutato. Poi, quando ho avuto la possibilità di giocarlo insieme ai ragazzi dell'antro del gioco di ruolo, un saluto a loro, invece ho notato che è valido. È molto interessante. Riesce anche a trasportarti in quello che è un mondo buio, ma anche freddo, privato della luce e del tepore del sole. Un mondo che rimane in piedi solamente attraverso degli escamotage. A 17 ore dalla fine della campagna Kickstarter, il progetto raccoglie 55.000 euro, che sono aumentati comunque un bel po'. Mi sembra che alla fine siamo andati oltre sicuramente 58.000. Però faccio un piccolissimo appunto agli autori della Notte Eterna, magari la prossima volta non facciamo il Kickstarter nello stesso momento di Apocalisse. Ok? Magari anziché 60.000 ne facciamo anche 100. Così è pensiero mio, poi vedete voi. Io non sono il genio del marketing. Noi comunque si è giocato l'avventura alla morte strisciante, che è un investigativo molto interessante, anche qui pensavo francamente peggio, e in realtà si è svelata come una bella avventura investigativa. RIP per me che ho giocato Fighter. Avrete notato nel mio parlato un po' di sfiducia nei confronti di questo prodotto. Perché? Perché i prodotti fisici del Quick Start non li ho trovati esattamente bellissimi, se devo essere totalmente sincero sulla mia opinione. Quindi per questo mi rimane un dubbietto su quello che sarà il prodotto fisico
quando sarà rilasciato e spedito. Ma qualora dovesse rivelarsi qualcosa di interessante, sicuramente lo andrò ad acquistare, perché mi sono trovato bene nelle esperienze che ho fatto fino adesso. Terzo progetto. Vi ricordate Alice is Missing? Questo gioco di ruolo fatto in silenzio che prevedeva di investigare sulla scomparsa di Alice Briarwood. Vi è piaciuto? Ne volete ancora? Perfetto, abbiamo il DLC. Alice is Missing, Silent Falls. 38 nuove carte, 4 nuovi personaggi, 2 nuove relazioni, nuovi sospetti, nuove location. Insomma, un DLC in piena regola. Ah, quando scrivo 12 giorni dalla fine della campagna su Kickstarter, il progetto raccoglie 132.000 euro. Sicuramente lo vedremo e va anche bene. Una piccola espansione ci sta nel complesso. Diciamo che non è esattamente iper rigiocabile, quindi aumentare un po' le possibilità sta sempre bene. E dato che il gioco è valido e ha catturato molte persone, bene che mandino avanti un pochino. Sì, magari facciamo che non è la mucca da mungere come al solito, però va bene, fino a qua ci sto dentro. Progetto numero 4. Raven, un gothic horror alla Edgar Allan Poe. Ambientato in una cittadina ottocentesca dal nome Raven, andremo a giocare nei panni di una famiglia aristocratica che vive nella cittadella. In questa ambientazione ottocentesca ci sarà anche una forma di magia corrotta contro la quale dovremo lottare, accentuando così le vibe decadentiste che dà il progetto nel suo insieme. Le regole di base sono quelle del Mildstorm System. E ora che parlo di sistemi, sappiate ovviamente che Apocalisse e La Notte Eterna sono per D&D quinta edizione. Non l'ho detto pensando che fosse ovvio, ma ovvio non è. È veramente tanto interessante per Raven la componente grafica. Per quanto riguarda me, questo gotico un po' decadente mi fa andare ai matti. Fantastico, bellissimo, ne voglio 300 kg. Non so come sia commisurabile, però ne voglio 300 kg, va bene lo stesso. Ultimo progetto, The Revenant Society. Gioco investigativo che ci porterà ad assumere il ruolo di investigatori. E fino a qui mi direte, grazie al cazzo. Ma no, noi lo faremo da morti! Infatti, insieme agli altri del party, dovremo andare a indagare sul mistero della nostra morte, che è in qualche modo correlato al destino dell'umanità, addirittura. Problema grosso, ma anche funzionale al far giocare questo tipo di narrazione, è che non avremo i ricordi chiari su come siamo morti. Avremo solamente il nostro vecchio carattere di quando siamo in vita e qualche vago ricordo che ci teniamo ben stretto per non perderci totalmente. Il sistema di gioco è il Powered by the Apocalypse. A 21 giorni dalla fine della campagna Kickstarter, quando scrivo, raccoglie 31.000 euro, che è pari al 165% della somma richiesta per essere pubblicato. Comunque con un budget di partenza richiesto comunque abbastanza altino. I prodotti fisici, da quello che ho visto, sembrano buoni, ma questa non è che una speculazione. Lascerò magari qualche immagine di riferimento e, da quanto si vede, i miei occhi potrebbero dire può essere un valido prodotto fisico, però non conoscendo gli autori né nulla, è meramente una speculazione basata su quello che vedo graficamente, quindi non è affidabile. Quantomeno se vi piacciono gli investigativi e vi piace quello che è stato esposto, dategli una possibilità. Sempre che andando a leggere tutta la campagna e le ricompense vi soddisfi. Ma questo discorso vale praticamente con tutti gli altri progetti. Detto questo, Coboldi, spero di esservi stato utile. Lo scopo del video era quello anche di informare un po' su alcuni prodottini che ci sono in giro attualmente per Kickstarter, alcuni che sono già usciti dalla piattaforma e stanno andando in pubblicazione vera e propria, ma lo scopo è anche farvi ampliare gli orizzonti in caso vogliate un po' cambiare dalla solita tiritera, mettiamola così. E va bene, allora, sperando che il video faccia il suo lavoro, io ringrazio chi ha visto fino a qua e non posso dire che rimanete nel dungeon. E alla prossima. Ciao Coboldi!